Yeah.
Diệp. Utilizziamo in generale internet. Io qui ho riportato una schermata dell'Istat che mette a confronto gli ultimi due anni, 2015-2016, ci sono un po' tutte le fasce d'età a partire dai 6 anni, per cui adesso non so se si legge bene, ma si vede come già i bambini dai 6-10 anni facciano un utilizzo significativo di internet, anche se magari non tutti i giorni, ma comunque con una buona frequenza, anche di 1 o 2 volte alla settimana. Utilizzo poi che diventa particolarmente significativo nella fascia di cui stasera stiamo anche parlando. Adesso qui l'ho un po' allargata, nel senso che sono andata tra gli 11 e i 24 anni, il concetto di adolescenza l'ho un po' stirato, però di fatto è la fascia che effettivamente utilizza di più. Stabile tra 2015 e 2016, pressoché supera il 90%, per cui una percentuale davvero molto alta, che ci dà l'idea di come ormai queste tecnologie siano entrate, queste pratiche anche siano entrate a far parte della vita un po' di tutti, anche se poi effettivamente ci sono delle differenze, perché sia nelle modalità di fruizione sia anche proprio nelle possibilità di accedere, differenze che sono legate anche alle classi sociali di appartenenza piuttosto che alle culture di provenienza o altri fattori. In qualche modo questo è quando utilizziamo internet. Ma che cosa possiamo fare su internet? Cosa vi viene in mente? Cosa fate voi, cosa fanno i ragazzi? Guardare video. Ricerche. Poi. Chattare.
sapete cosa usate? Puoi vedere. Voi usate? Cosa fate su internet? Video? Essere usato anche solo per soddisfare una curiosità, a volte informarsi, beh, sì. Per informarsi io penserei più magari alla ricerca di un giornale piuttosto che una notizia, mentre invece se ho una curiosità di un personaggio, di un luogo, di un qualcosa, vado su Wikipedia, tanto per dire, quindi in questo caso un'informazione così che lascio attento di 2 secondi. Una navigazione. Una navigazione spot che serve solo per soddisfare una curiosità. Ci mettiamo in mostra. Facebook, sì, che gente in generale. Si lavora. Non so se per scrivere si intende anche la comunicazione proprio a livello banalmente della mail, la casa dello scambio, proprio di casa di posta, la comunicazione. Shopping, certo. Si viaggia. Nel senso sì, cioè si possono cercare degli itinerari, si possono cercare degli posti, informazioni su programmare dei viaggi. Quindi ho parlato di video visti, ma si potrebbe parlare anche di video prodotti, condivisi, no? Perché poi oggi la rete è questo, no? Il porsi alternativamente nei due ruoli del fruitore, del consumatore, ma anche del produttore della condivisione di contenuti. Io anche ho provato a mettere qualche idea, più o meno ripete le vostre, no? Navigare, comunicare, la condivisione, la possibilità di conoscere altri, giocare, ascoltare musica e poi tutta la dimensione della collaborazione, del confronto attraverso i forum, le community e quant'altro. Di tutte queste cose che avete detto voi, che ho detto io, secondo voi gli adolescenti che cosa fanno prevalentemente? Comunicare e scambiarsi messaggi. Condividere immagini
incredibile, può mostrarsi, possiamo avere un posto dopo qualunque cosa. Un serio social network. Chat, sì, social network. Certo. Giocare. Perdere tempo. Che collaborare. Così. Conoscere altre persone. Quale sarà la preferita? Io anche giocare ci metterei. Giocare, sì? Solo per collaborare. Ah. Ascoltare musica per giocare, sono diverse sfaccettature. Scegliete uno, qual è il preferito? Video? Video social network, forse. Andiamo. Sì, il social network ci sta. No, certo, no. Sembra proprio che manchi un pochino la parte più scabrosa, veramente. Non ce lo siamo permessi. Mi sembra un po' che sia stato più smai, in realtà è molto forte. Cosa manca? Manca la pornografia. Il sesso. No, il sesso in generale, la sessualità. Sì, che potrebbe essere però nel navigare. Navigare può essere sotto diversi punti di vista. Navigare video o del genere, che poteva comprendere in qualche modo anche quello. Quindi dice forse come sono state citate le ricette, i viaggi. C'è più facilità. No, assolutamente, ha ragione. Sì, anche rispetto al discorso delle chat, dello scambio, del conoscere, effettivamente non è essere importante. Allora, cosa fanno gli adolescenti? Io qui ho ripreso una statistica, una ricerca che in realtà riguarda gli adolescenti europei, ma che rispecchia abbastanza anche il contesto italiano. Siamo nella fascia 11-16 anni, e mette a confronto 2010-2014. Come dicevate voi, quel che gli adolescenti fanno prevalentemente è utilizzare i social network. Il secondo non si legge, ma sono gli applicativi di instant messaging, quindi effettivamente chattare, messaggiare, tutto quel che riguarda. I video sono molto cresciuti negli ultimi anni, così come scaricare musica film, ma anche la parte produttiva, che dicevamo prima, di condivisione, quindi postare foto, video, brani, è ancora una percentuale bassa, ma rispetto a quanto era 4 anni prima è cresciuta molto. In effetti sembrerebbe, almeno guardando questi grafici, che la parte proprio di interazione, di condivisione con l'altro sia quello che muove prevalentemente gli adolescenti, anche se sta iniziando a prendere piede anche la possibilità di utilizzare questo mezzo per studio, per informazione, per forse in maniera un po' più simile alla modalità attraverso cui lo utilizzano gli adulti, quindi anche la possibilità di leggere, cercare notizie, informarsi, eccetera. I social network. Un velato troppo. Quali social network? Non so un po' l'avete visto. Facebook, Twitter, Instagram. Il risultato cuore. Il preferito? C'è Instagram, non dici. Facebook. Voi quanti utilizzate voi grandi? Sì. Quali altri conoscete? Snapchat. Il preferito l'avete già visto o dobbiamo indovinare? Qual era il preferito secondo le statistiche? Ah, l'ho visto. Svelto. Qual era? La statistica in realtà questa è americana, quindi probabilmente, come dire, segna un po' una tendenza, ma non è detto che rispecchi del tutto il contesto italiano. Al primo posto effettivamente loro hanno rilevato Snapchat, che di fatto sembra sia... Ah, tutti americani? Americani.
americani hanno discorso, però dato un po' meno ufficiali, articoli, eccetera, ho spulciato anche rispetto al contesto italiano, dicono che la tendenza sembra un po' questa, nel senso che effettivamente Snapchat sembra quello che sta prendendo piede, sta iniziando a piacere, sta iniziando a essere utilizzato. Cos'è esattamente? È un app, sì, nel senso che sempre un servizio di messaggistica, questa caratteristica, però poi magari la potete spiegare anche meglio, che i filmati poi si autodistruggono, nel senso che durano, hanno una durata limitata, ci sono tante una serie di filtri, maschere, personaggi per cui si possono ritoccare con estrema facilità, sono molto simpatici, divertenti. Sembra piaccia molto anche in relazione proprio a questo meccanismo della velocità, della rapidità, anche rispetto a un'attenzione che inizia a esserci sulla protezione dei propri dati, questo fatto che i filmati, i messaggi poi non restino troppo in rete ma abbiano una durata limitata per capire. Sì, però non è che sia distrutto, cioè nel senso comunque non va più nessuno in rete. Non è proprio in rete, ma è un servizio di messaggi tra persone, non viene pubblicato, non può essere Facebook. Facebook invece sembrerebbe dalle ultime ricerche essere utilizzato prevalentemente dalla fascia di quarantenni. Nel senso che è un social che ai ragazzini non piace più tantissimo, viene utilizzato soprattutto, sembrerebbe, nella parte di messaggistica, quindi per scambiarsi messaggi, gruppi, eccetera, ma molto meno rispetto agli aggiornamenti, alla condivisione di notizie, di stati. Anzi, su YouTube ci sono anche dei video simpatici, divertenti, in cui i ragazzini prendono in giro gli adulti per come utilizzano Facebook, che mettono per le foto di profilo, piuttosto che fanno parecchia ironia perché sono proprio un po' colpiti dalle modalità di noi anziani. Instagram, che anche loro citavano, quindi la condivisione di immagini, eccetera. Poi Ascendere, gli altri probabilmente li conoscete, Twitter, Pinterest, c'è questo Musical.ly che sembra stia prendendo piede, non so se avete già avuto occasione di vederlo, è un social che dà la possibilità di creare facilmente delle sorte di videoclip cantando in playback e facendo delle sorte di coreografia. Dopodiché c'è tutto un meccanismo di playlist, selezioni dei video più belli, di quelli più divertenti, quelli più simpatici della settimana, del mese, del semestre, dell'anno, eccetera. Per cui in termini di quella che viene chiamata proprio la popolarità digitale funziona molto, nel senso che c'è molto questo meccanismo di chi segue, di chi è seguito, diventa molto importante continuare a essere tra quelli più seguiti e quindi prende molto. LinkedIn effettivamente è un po' in basso, ma probabilmente proprio per la sua stessa natura, nel senso che essendo un social prevalentemente legato all'attività professionale, e qui vengono presi, è vero che ci sono anche i giovani adulti qua nella statistica, forse il motivo per cui comunque compare, altrimenti non ci sarebbe proprio stato, perché effettivamente è qualche cosa che attiene di più alla fascia un po' più adulta. Oltre a questi, a scendere anche in Italia, soprattutto si stanno diffondendo altri, oltre YouTube, eccetera, Netflix, altre modalità di condivisione di filmati, video, che effettivamente sono delle attività più piacevoli. Andiamo avanti, volete dire qualcosa? Volete fare qualche osservazione? Lasciamo il fondo. Allora, questo nostro, perché poi è di tutti, interagire con questi meccanismi, con questi strumenti, con questi mezzi, quanto e come ci sta cambiando. La relazione è sempre più frequente, sempre più massiccia con questa tipologia di media, di linguaggi, di pratiche, effettivamente sta un po' modificando i nostri modi di pensare, di relazionarsi, di comunicare, di dare significato a partire e su quindi a tanti livelli, nel senso a partire dal livello cognitivo, per cui le capacità, le competenze che siamo chiamati ad avere, ad allenare oggi sono diverse da quelle che ci tornavano utili anni fa.
banalmente, se pensate anche solo alla memoria, se anni fa tutti più o meno sapevamo a memoria i numeri di telefono delle persone da impiccare, adesso c'è chi non conosce neanche il proprio. Questo non è che voglia dire che non abbiamo più memoria, non abbiamo più capacità memoria, ma probabilmente lo utilizziamo in maniera diversa, appoggiandoci a supporti differenti o impegniamo le nostre risorse in maniera differente, appunto. L'essere multitasking, questa è proprio una caratteristica cui ci portano questi strumenti, che tra l'altro sono spesso all in one, per cui con uno stesso mezzo io posso fare tante cose diverse anche contemporaneamente, quindi magari mi metto il PC per controllare la mail, ma poi intanto metto su anche la musica, e poi mi viene in mente che devo approfondire una notizia, e poi intanto vedo che sono arrivate le foto, e intanto il tempo passa, per cui quando dicevate perdere il tempo, effettivamente ogni tanto si ha proprio anche una perdita di cognizione del tempo, una sorta di stato dissociativo temporaneo, per cui non ci si rende tanto conto, poi è chiaro che si torna, si regredisce, ci si riporta alla realtà, però effettivamente ci si ingloba ogni tanto. E però nello stesso tempo siamo diventati più multitasking e quindi abbiamo più la capacità di mantenere l'attenzione aperta su diversi fronti, quindi di portare avanti anche più attività contemporaneamente. C'è una maggior velocità di apprendimento, per cui i ragazzini oggi effettivamente apprendono con maggior velocità rispetto a quanto potevamo fare noi e utilizzano molto di più quello che sviluppano, utilizzano di più quello che viene chiamato come pensiero veloce, che è il pensiero più intuitivo, più immediato, a discapito però di quello lento, che è quello più riflessivo, più ponderato, che è certo più faticoso in qualche maniera, meno efficace in alcune situazioni, ma in altre preferibile, perché in qualche maniera ci protegge maggiormente da alcuni errori dati dagli automatismi, dalla leggerità, eccetera. L'altro aspetto è che, ad esempio, i ragazzi oggi utilizzano probabilmente meglio di noi il linguaggio dell'immagine. Se noi eravamo più legati al linguaggio delle parole, loro sono diventati molto più bravi e abili ad esprimersi attraverso il linguaggio fonografico. A livello, prima parlavamo di anche identità, costruzione dell'identità, si diceva che il web in qualche maniera aiuta e sollecita la sperimentazione di identità differenti. Questo è vero, una ricchezza, ma ovviamente presenta anche dei rischi, nel senso che il fatto che io possa sperimentarmi così tanto può in qualche maniera favorire una sorta di senso di responsabilizzazione, nel senso che avere così tante opportunità aperte, non voler chiudersene nessuna, può portare a non prendere mai una posizione stabile, non assumersi delle responsabilità, a non programmare troppe cose a lungo termine, proprio per non rinunciare alle altre possibilità che ci si potrebbero presentare. Analogamente, come dire, oltre a darmi tante possibilità di sperimentarmi, mi dà anche, appunto, dicevamo prima, tante possibilità di entrare in relazione e di mantenere vive anche quelle che vengono chiamate come relazioni sociali deboli, quindi non solo i rapporti più forti, quelli che io incontro quotidianamente, ma anche, se pensate a Facebook, le persone che magari non vedo mai, che non vedevo da una vita, però attraverso, appunto, il social ho la possibilità, ma anche solo di mandare un messaggio, mandare un saluto, vedere che cosa sta succedendo, quindi in qualche maniera lo tengo vivo. Anche se anche questo ha un po', diciamo, un risvolto che sta forse nella capacità sempre minore intanto di restare da soli. I ragazzi di oggi sono abituati ad avere sempre la possibilità di restare connessi, quindi tollerano forse meno la solitudine, l'apprezzano anche meno la possibilità, ma veramente di stare soli con se stessi, e fanno anche meno esperienza dello stacco totale da quel che è familiare, nel senso che in qualche modo anche quando si allontanano da casa, anche quando si rendono indipendenti, anche quando fanno le loro prime esperienze, c'è sempre un filo, un qualche cosa che tiene connessi a quel che è familiare, e quel distacco che invece è fondamentale nell'evoluzione lo sperimentano meno. Sono relazioni che in qualche modo si giocano nell'assenza fisica, ma in una presenza virtuale costante.
che se ci pensate è anche un po' una caratteristica anche delle relazioni, delle prime relazioni mamma-bambino oggi, con le mamme lavoratrici che molto spesso sono costrette a delegare la cura dei figli molto presto, di fatto si ha un'assenza fisica della mamma molto precoce, con in realtà un investimento mentale e affettivo molto forte, per cui comunque il bambino continua a essere molto presente sia nell'affettività, sia nel pensiero della mamma, sia nell'organizzazione di tutto il menaggio, ma è sempre una presenza più virtuale. Quindi minor capacità di stare da soli, minor capacità anche di tollerare la noia, nel senso che tutta quella velocità di pensiero che dicevamo prima, è vero che porta ad essere molto più svelti, molto più attivati, ma porta anche a voler riempire tutti gli istanti, no? Si dice gli istanti sono quasi stratificati perché non ci deve mai essere uno spazio vuoto. E questo a noi fa un po' effetto, nel senso che per la nostra generazione sia la solitudine, sia l'attesa in qualche modo venivano valorizzati positivamente, l'attesa in qualche modo era collegata anche al soddisfacimento di un piacere, quindi legata a tutta quell'area lì, mentre adesso sembra più i giornali logico del tutto e subito, no? Poi appunto noi in qualche modo è ovvio che guardiamo a queste dinamiche con le nostre categorie, quindi siamo un po' schiaffi anche da un pregiudizio di adulti rispetto a quel che potrebbe essere più o meno valorizzato, più o meno desiderabile, però tant'è che una differenza certamente c'è. E l'altro aspetto che citavamo già prima è anche appunto rispetto alle emozioni, nel senso che vivere molte di queste relazioni, si diceva prima un po' parziali per quanto reali, senza la dimensione della fisicità, della corporeità e quindi un po' deficitarie dal punto di vista emotivo, può portare a sviluppare una sorta di analfabetismo emotivo, per cui c'è meno capacità di riconoscere le emozioni, di dare loro un nome, di gestirle anche in qualche maniera, di non averne timore, di saperle riconoscere e utilizzare. Le opportunità direi che più o meno le abbiamo già un po' dette, di per sé lo strumento è ricco e potente, e può dare e aprire opportunità sia rispetto all'esplorazione del mondo, sia rispetto alla possibilità di incrementare le proprie conoscenze, la propria cultura, anche come opportunità professionali. Ovviamente va utilizzato con consapevolezza, con le adeguate competenze e, viene da dire, anche con un po' di prudenza. Perché in qualche maniera è un mondo che presenta anche qualche rischio. Prima abbiamo parlato più dei rischi a livello di sviluppo, di competenze, eccetera. Ci sono poi dei rischi che sono strettamente connessi alle caratteristiche del mezzo. Io vado rapidamente, poi se c'è qualche cosa che mi interessa di più magari ci ritorniamo. Allora, questi sono i rischi proprio collegati banalmente alla comunicazione, all'utilizzo, quindi i rischi legati alla privacy. La tutela della privacy di fatto è un concetto anche abbastanza nuovo per tutti, per cui questo non è un problema che riguarda soltanto i ragazzi, a volte sono anche gli adulti che non sempre sono capaci di distinguere quali informazioni è lecito e ha senso condividere, quali diventa pericoloso condividere. A maggior ragione i ragazzini, che forse non sempre hanno la percezione di quanto poi i contenuti che vengono condivisi possano essere esportati, possano essere condivisi a loro volta nel gruppo dei pari, quindi quanto poi diventi difficile mantenere il controllo su quanto poi vengono effettivamente, si allarga l'uditorio. E poi la possibilità di venire a contatto con contenuti inadatti all'età, semplicemente perché magari non si hanno ancora gli strumenti per coglierli, per affrontarli in modo critico. Prima si parlava di contenuti sessuali, pornografici, pedopornografici, però qui banalmente si può parlare anche di contenuti discriminatori, razziali, che incitino all'odio razziale, piuttosto che, non so, mi vengono in mente anche i vari siti pro Ana, quelli che in qualche modo sollecitano
l'adozione di comportamenti che sostengono la patologia anoressica, piuttosto che siti che in qualche maniera proprio veicolano anche messaggi che istigano al commettere atti di violenza e di aggressività, piuttosto che autolesionistici. L'altra categoria di rischi è quella che ha a che fare con i comportamenti, diciamo, scorretti, quando non proprio addirittura quei franchi reati in cui si può incorrere, che si possono commettere o che si possono subire attraverso la navigazione in rete. L'area grande del cyberbullismo e della cyberstupidity, con diciamo, elencato un po' delle pratiche, dei comportamenti che li possono rientrare. Il sexting, come veniva citato prima, quindi è effettivamente un fenomeno che è diffuso forse più di quanto si pensi. Nella ricerca che citavo prima, quella di O'Kids, hanno proprio messo a confronto le dichiarazioni dei ragazzini su quanti erano stati in qualche modo partecipi di un episodio di sexting rispetto a quelle che erano le percezioni dei genitori, si è notata una discrepanza significativa, nel senso che gli adulti non immaginavano una diffusione così alta di questo tipo di episodi, di comportamenti. Il grooming, che è l'adescamento fondamentalmente da parte di adulti, spesso sotto mutite sfoglie attraverso artifici vari, e la circolazione, la diffusione e la produzione di materiale pornografico. L'altra categoria ancora di rischi fa un po' riferimento all'area più della psicopatologia. Qui io ci avevo citato l'Internet Addiction Disorder, etichetta che era stata un po' pensata per definire quella che viene chiamata la dipendenza da internet. Qui era stata assimilata un po' alle altre addiction, e quindi erano stati riconosciuti tutta una serie di indicatori e di segnali che renderebbero il rapporto con le nuove tecnologie, quando diventa patologico, simile a una qualsiasi altra dipendenza, compresi i vari fenomeni di tolleranza, astinenza, craving, eccetera. Concetto che ormai circola da qualche anno, anche se non ha ancora trovato una definizione nosografica certa, anche negli ultimi manuali è posto come un'area su cui indagare, ma non è ancora stato riconosciuto, diciamo, ufficialmente. È stato poi anche ripreso successivamente dalla Young, che ne ha ulteriormente definito alcuni aspetti, dicendo che possono esistere diversi tipi di dipendenza da internet che si distinguerebbero in base un po' a quello che è l'oggetto della dipendenza, e quindi la dipendenza appunto da relazioni sociali piuttosto che da videogiochi, da gioco d'azzardo, oppure quella da ricerca di informazioni, per cui si cercherebbero informazioni ad oltranza, o quella da PC e giochi vari. Nel caso degli adolescenti in particolare non è tanto indicato utilizzare un'etichetta di questo tipo, nel senso che gli adolescenti di fatto sono persone in crescita, in evoluzione, e non ha tanto senso applicare loro delle etichette così rigide, applicarle a dei comportamenti che invece molto spesso sono più che altro espressione di una fase evolutiva, di magari un conflitto temporaneo che sia individuale piuttosto che relazionale, di un disagio che può essere loro legato magari a un momento di crescita o anche familiare, nel senso che poi quel che si vede, che si incontra, che a volte queste, chiamiamole patologie, questi utilizzi disfunzionali delle nuove tecnologie sono anche in qualche maniera espressione, sono anche in qualche maniera funzionali a conflitti familiari, a problemi a livello relazionale. Per gli adolescenti appunto più che di dipendenza vera e propria si tende a parlare di abuso, di comportamenti di abuso o di uso maladattivo. Interessante a questo proposito la distinzione che propone Lancini, che distingue un po' due tipologie di abuso, ovvero i ritirati sociali, che sono quelli che fanno un po' riferimento a quella categoria di cui adesso ogni tanto si parla, che sono i hikikomori, ovvero quegli adolescenti che tendono ad assumere condotte di ritiro sociale
quasi totale, per cui si chiudono in casa, ma tendenzialmente si chiudono nella loro stanza, non vogliono più uscire, non vogliono più andare a scuola, c'è un'inversione del ritmo circadiano, c'è un rifiuto anche proprio di anche delle interazioni familiari, perché nei casi più gravi si arriva anche solo al passaggio dei passi tramite la porta e non ci sono altri tipi di interazione. In questi casi a volte viene mantenuto l'utilizzo di internet e dei social e in qualche maniera quello diventa l'ultimo aggancio con la realtà, con la socialità, con le relazioni. Tutto sommato sono casi quelli in cui anche la comunicazione via internet viene interrotta, quindi lo stesso PC viene utilizzato solamente per videogiochi in locale che non implicano alcun tipo di interazione con gli altri. L'altra categoria grancinitica invece è quella degli adolescenti iperesposti, che fa riferimento invece a un comportamento più attivo, per cui sarebbero ad esempio i cyberbulli piuttosto che quelli che vengono coinvolti appunto negli episodi di sexting. Rispetto al discorso della dipendenza, effettivamente quel che è interessante, anche se non applichiamo appunto questa categoria ai ragazzini, è vedere che però nei casi più patologici effettivamente ci sono dei sintomi che potremmo definire da intossicazione, per cui effettivamente si hanno questi fenomeni dissociativi, si ha un venir meno appunto dei ritmi anche solo legati ai pasti, al sonno, al riposo, c'è un disinvestimento totale di tutte le attività, che siano scolastiche, che siano sportive, che siano del tempo libero, amicali, eccetera. Così come ci sono dei sintomi quasi di astinenza, nel senso che poi nel momento in cui il genitore magari prova a tirar via il computer piuttosto che la console, eccetera, si possono avere degli agiti aggressivi, delle manifestazioni anche molto importanti. Quello che mi sembra importante sottolineare è che per parlare di uso maladattivo, di abuso, il criterio discriminante non è mai il tempo che i ragazzi trascorrono, nel senso che non è questo che sia significativo, certo può diventare un indicatore, ma di per sé non discrimina l'uso adattativo da quello maladattivo. Bisogna prendere in considerazione ovviamente il contesto più ampio, quindi capire appunto qual è l'investimento nelle relazioni scolastiche piuttosto che in quelle amicali, se ci sono degli altri interessi, qual è il rapporto con se stessi, col proprio corpo, con la propria immagine, perché poi di fatto quando si hanno patologie di questo tipo sono generalmente espressioni di disagi altri, non è questo il mezzo che provoca problemi, che provoca dipendenza, non è il problema che sia il mezzo cattivo, ma semplicemente diventa un veicolo, un canale attraverso cui esprimere altre sofferenze, disagi. E poi invece parliamo degli adulti. Ho messo questa immagine che un po' richiama il passato, un po' aveva la bussola, perché a volte parlando con i genitori mi è sembrato mi chiedessero questo, che mi chiedessero una bussola per orientarsi in un mondo che non conoscono ancora tanto, che un po' li spaventa, cioè di fatto noi adulti appunto conosciamo e giudichiamo questo mondo un po' per le nostre categorie, con i nostri pregiudizi, che ci portano anche a essere ogni tanto un po' negativi. E anche tutto il sottolineare che si fa sull'esigenza di controllo in qualche maniera alimenta anche un po' i sospetti e i timori su queste realtà, che a volte sembrano prenderci un po' impreparati, perché c'è la percezione che effettivamente se non hanno un livello di competenza tecnica i ragazzi non ne sappiano più di noi. E questo è vero, e non ne verremo mai fuori e sarà sempre più così, man mano che le generazioni andranno avanti saranno sempre più competenti dal punto di vista tecnologico e noi non possiamo neanche tanto pensare di rincorrerli. Forse possiamo imparare da loro, questo sì, nel senso che rispetto alle competenze tecnologiche i ragazzi, i nostri figli possono essere per noi delle fonti di arricchimento, ma un po' come nelle generazioni precedenti a un certo punto i figli hanno iniziato a studiare più dei genitori e quindi portavano poi in casa degli stimoli differenti, una cultura diversa, anche in questo caso è un po' come se i figli ne sapessero di più. Però
questo non implica rinunciare al ruolo di educatori, anzi, nel senso che se loro portano nella relazione le competenze tecniche, l'adulto può portare certamente la sua esperienza. E quindi è proprio nella relazione, nell'integrazione tra i due aspetti che forse si possono anche trovare delle strategie vincenti per utilizzare al meglio questi strumenti. No, di fatto loro sono molto abili, li utilizzano con naturalezza, ma non sempre con la conoscenza e la consapevolezza necessari. Per cui il ruolo dell'adulto può essere proprio un po' quello di esserci. Ed esserci vuol dire sì, intanto iniziare a conoscere questi linguaggi, perché se io non li conosco, non so di che cosa sto parlando, difficilmente riesco poi a essere presente. Il problema è proprio questo, cioè che i ragazzi, come giustamente hai detto tu, lo utilizzano non con la consapevolezza corretta, ma loro non sono consapevoli di questa loro non consapevolezza. Mm-hmm. Per cui l'intervento dell'adulto, la consapevolezza dell'adulto, viene vista come un'intromissione. Sì, perché poi la difficoltà è effettivamente quella di trovare un po' la distanza giusta, no? Tra l'essere percepiti come intrusivi e la necessità invece di essere attenti, no? Perché poi la soluzione non è il controllo. È vero che esistono anche tutta una serie di metodi, di tecniche, ci sono i vari filtri, favole, eccetera, che possono aiutare in qualche maniera a filtrare i contenuti e dare un utilizzo tecnico, un aiuto. Ma poi è importante che ci sia la presenza, no, dell'adulto, per cui è chiaro che poi i ragazzi devono essere un po' lasciati liberi, no, anche di sperimentare, di agire, di sbagliare, ma non soli. E quindi, come dire, l'ideale sarebbe proprio quello di riuscire a parlarsi anche di queste cose, di mettersi anche in ascolto, di essere curiosi, di essere rispettosi verso le cose che loro hanno da dirci, da raccontarci, no, di potersi anche in quella maniera stupire, sorprendere delle cose che ci possono portare, ma dall'altra parte di portare un po' il nostro contributo di esperienza, proprio anche per metterli un po' in guardia, di costruire insieme, no? Non abbiamo noi le risposte, perché effettivamente noi mancano dei pezzi di conoscenza, ma forse insieme delle cose le possiamo costruire insieme a loro. Sì. Dato che anche tanti genitori comunque questa paura di essere intrusi, sì. Ma va bene anche, cioè, accettare anche di essere un po' intrusivi, perché non so, anche un po' il loro ruolo, quindi non so, vedo anche tanti professori comunque a che fare, che hanno paura quasi a riprendere un po' questo ruolo, un po' di anche rompere, diciamo, cioè, però nel senso. Sì, essere un po' più, anche accettare di essere intrusivi, anche di non capire tutto magari, però è meglio secondo me un allertare una volta in più piuttosto che uno in meno. Cioè, con i genitori a volte mi trovo ancora una grande esperienza, però che a volte ma non voglio essere troppo invasivo, li voglio lasciare libero, certo, però dipende qual è l'alternativa, perché se l'alternativa è il disinvestimento completo, allora mi tiro indietro e non intervengo più, allora sì, vedo chiaramente qualcosa che stride piuttosto che dirlo, non so, come se fosse tutto accettabile, no? Sembra a volte c'è questa, però vabbè, è un'esperienza No, certo, la tensione va mantenuta, anche rispetto a quelli che poi possono essere i segnali che effettivamente c'è qualcosa che non va, che magari sono incappati in fenomeni di quel tipo lì, che possono essere magari coinvolti in dinamiche o in episodi che non hanno tanto gli strumenti per gestire, questo sì. Io ho una cugina che ha 17 anni, quindi non è così piccola, tra l'altro molto in gamba, molto intelligente. Vado a curiosare sul suo Instagram, cioè, insomma, ho visto delle foto che, per carità, caste, niente di che, però boh, gli ho detto, ma tu sai veramente, poi fallo, cioè non è che ti posso impedire, però ti faccio capire, tu sai veramente che cosa, cioè a me mi hanno impressionato quelle due, e veramente erano banalità, però vabbè, io sono un po' protettiva, mi rendo conto, verso di lei, però
Io ho chiesto, tu sai veramente che cosa esprimi con questa, con questa immagine così un po' aggressiva, un po'... La risposta è stata? Ho detto, sì, no, ma per me è così. E poi c'erano di fianco tutti questi, questi persone adulte, credo, che descrivevano le... Sozzerie, chiamiamole. E che gli rispondeva tranquillamente, molto... mi metteva a posto comunque, anche in un modo che forse io non sarei riuscita, però non so, io piuttosto che lasciare lì ho detto boh, almeno sa che c'è un occhio che li guarda, no? Un occhio benevolo, ecco, anche di fiducia che può, che li guarda, poi fa loro stesso, non è che piuttosto non ci vengono a fare la morale, però insomma a me, cioè, questa è una piccola esperienza che secondo me ha funzionato, no, li ha lasciati lì. Comunque che non è sufficiente essere controllanti intrusivi, non vuol dire chiudere gli occhi, no? Però magari lo guardiamo insieme, anziché io vado a spiare il tuo profilo di nascosto, apriamo, concordiamo che i contenuti li guardiamo insieme, ce la prendiamo. C'è anche qualche adolescente voglia condividere perché con una realtà, cioè lo trovo veramente difficile, a meno che non ci sia bisogno di un aiuto, e allora l'adolescente può dire. C'è questa situazione, non so come comportarmi, quindi una richiesta di aiuto, se no trovo difficile che qualcuno venga e dica vedete le foto con me. Ma loro lo sanno che, cioè loro devono essere consapevoli che quelle cose che mettete non è che riguarda solo lo sconosco. Sì, sì. Non è che riguarda solo, riguarda anche la tua tutti. Mamma, riguarda anche tua. Cioè, è proprio questo che non riescono a capire, che non è che riguarda solo lo sconosciuto o i tuoi amici, ma quella cosa lì è pubblica. È pubblica. Sì, allora. E soprattutto è persistente, no? Che è uno dei problemi del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale, il fatto che le cose che entrano in rete sì, poi a un certo punto possono essere chiuse, sequestrate, cancellate, ma intanto circolano, intanto vengono rimbalzate, intanto diventano quasi eterne, no? Sono alcuni slogan che diciamo che vengono anche su internet. È difficile, no? Riuscire a mappare tutti i posti in cui è stato condiviso, anche il discorso delle foto, no? Cioè di per sé l'esposizione anche precoce sessuale è una cosa che può far parte dell'adolescenza, che un po' c'è sempre stato. Il problema è il mezzo, perché il mezzo rende tutto molto più concreto, fisico, reale e apre al mondo. Per cui se prima magari la ragazzina poteva mettersi un po' più di trucco, fare un po' più la fantosa, il gruppo di amici, adesso pubblica le foto, le foto lì però vengono viste, vengono condivise, contribuiscono a costruire un'immagine di lei che poi bisogna in qualche modo, rispetto a cui deve mostrare coerenza nella vita reale, e lì poi possono scattare un po' le difficoltà, perché a quel punto lì o si adegua a quell'immagine, quindi continua a giocare quel personaggio, in qualche maniera può essere portata a chiudersi, no? Perché non riesce a sostenere quell'identità lì, ma non riesce neanche a sostenere una differente, quindi questo può portare un po' a ritiro rispetto alla situazione. Di tutto sono proprio un peso diverso. Allora, se per l'adolescenza, ma penso che questa esperienza anche nostra adolescenziale non si abbia, come dire, la percezione immediata della conseguenza di questo, per cui tutti dicono che l'adolescenza è rischiare proprio perché oltre quello che gli adulti ti dicono che sono seri rischi, però si prova. Io però ho la sensazione che nel momento in cui questo sperimentale non avveniva su internet, ma principalmente nella realtà, si facesse esperienza immediata della conseguenza. L'impressione è che invece la percezione, anche tra i vari cambiamenti, la percezione della conseguenza, quindi della ispirazione, si disperde utilizzando il mezzo. Per quello io sono d'accordo rispetto al rompere il valico, che cosa significa? Si viene introdurre un dato di realtà, una dimensione reale, di cui adolescenti sostanzialmente a volte non fanno neanche esperienza. Cioè magari delle foto appunto sono girano, sono fuorite da altri, un altro ancora, senza che il rischio è che poi invece quando succede, cioè quindi casi più eclatanti, le conseguenze come si vede sono veramente a volte disastrose, quindi fino al suicidio. Sì.
ed è come se a un certo punto questa realtà è rompesse in una dimensione assolutamente illusoria, immaginaria, per, non perché non sia reale, però che abbia come paradigma, e diventa devastante, perché molte volte, e questo è qualcosa su cui forse a volte ci imponiamo un poco, contemporaneamente anche gli adulti cominciano ad allontanarsi dalla, nello stesso modo dalla, dalla relazione con gli altri, ma anche con i figli, perché loro stessi sono impegnati nella, in una vita su internet. Piccola parentesi, ma penso noi siamo cresciuti studiando come lo sguardo sia la prima dimensione della costituzione dell'identità della persona, quindi lo sguardo mamma, bambino. E io mi ritrovo a riflettere su quanto tempo le mamme, perché rimettono, vedevo questa mamma che passa in giro, sul telefono, no? Quindi, insomma, fuori dallo sguardo del bambino. Quindi questo è anche, come dire, una dimensione della relazione che è... Esattamente quello che manca nella relazione che dicevamo prima, rispecchiamento emotivo del sguardo contro sguardo, cioè il dottor Tonioni, che è quello che gestisce il centro per la dipendenza da internet per i ragazzini del Policlinico Gemelli, che spesso parte da di questo e dice, mette anche in allarme, come dire, i genitori, nel dire quando utilizziamo questa fantastica babysitter, no? Che poi sono i dispositivi piuttosto che i cartoni interattivi, quelli che occupano, tengono buoni i nostri bambini, quello è tutto tempo che noi sottraiamo allo sguardo dell'altro, perché è tempo in cui nessuno guarda questi bambini e in cui viene a mancare proprio quella dimensione lì, per cui poi effettivamente ci sono anche delle evidenze anche a livello di sviluppo dei neuroni specchio che risultano comunque meno attivi, meno efficaci in questo tipo di relazioni. L'altra cosa anche che dicevi rispetto al non poter prendere atto delle conseguenze subito è un'altra cosa importante anche rispetto al cyberbullismo, nel senso che è uno dei motivi per cui c'è insomma, meno preoccupazione, anche si sente meno la reazione dell'altro, perché la reazione emotiva dell'altro non viene vissuta della vittima, no? Bullo perpetua i suoi gesti, intanto perché è nascosto da questo supposto anonimato, intanto perché si fa forte, intanto perché è un disinvestimento sociale sulla relazione, ma poi anche perché non fa esperienza del dolore della vittima in diretta, perché poi quello va e cresce man mano, no? Che poi i messaggi girano, che i filmati vengono visti, che le cose vengono elementate. Infatti la cosa drammatica è che nel cyberbullismo la vittima ha una percezione di disperazione molto più elevata, si sente molto più senza scampo, perché sa che comunque non sarà neanche sufficiente cambiare scuola, cambiare casa, ma questa cosa la perseguiterà comunque, che è il motivo per cui effettivamente si riscontra poi una correlazione con livelli più alti di pensieri suicidari o almeno di comportamenti sottili. Posso? Sì, no? Anche, tornerò nei laboratori di movimento, ma mi capita anche spesso che le classi, cioè quando vado a fare l'attività con soprattutto classi superiori, quindi adolescenti, sono loro i primi che mettono sempre l'accento anche sugli insegnanti al telefono, e non capisco se lo fanno un po' perché sentono che gli adulti sono guardati se stanno troppo al cellulare, quindi vi piace un po' stuzzicare, però tantissimi vogliono parlare in qualche modo di quanto insegnanti piuttosto che genitori stanno al telefono, cioè una cosa che è un argomento che viene sempre fuori, non di quanto loro stiano al cellulare, ma di quanto l'adulto stia sempre al cellulare. Infatti in questi tre giorni una delle cose che dicevano sempre, ma sì, prof, lei è sempre al cellulare. Sgarbatissima, però era come l'offesa finale era sempre il cellulare, no? E capita spesso che anche i bambini cominciano anche a dire no, mettiti al telefono, stiamo... Secondo me perché si comincia a sentire un po' che lo dicono gli adulti, anche i bambini cominciano un po' a prenderlo come a fare i moralisti, no? Un po', però... Ero stata contenta un po' di sentire anche questo. È
però lei lo conoscesse ormai tanto, no? E quindi anche attraverso quello che poi noi facciamo apprendono. Mi viene in mente un episodio sempre con la mia figlia maggiore di prima, una sera a cena in cui stavamo, eravamo tutti a tavola ed è suonato il mio segnale del WhatsApp. E io mi sono detto, oh, io ero a tavola e lei mi ha detto, ma c'è il telefono che suona? Vabbè, dopo mi alzerò e andrò a vedere. Ma effettivamente lì forse c'è stata una differenza, perché se io mi fossi alzata e avessi dato più importanza al telefono che alla cena, avrei passato sicuramente un messaggio diverso. Sempre l'utilizzo, sì, il mezzo fa la differenza. Assolutamente sì. Certo, non è il mezzo di per sé che sono cattivo, ma la capacità, la possibilità. In questo i genitori sì, forse devono sforzarsi di far questo, di aiutare intanto lo sviluppo di competenze critiche, di pensiero critico, della possibilità di utilizzare anche tutta quella ricchezza, no, di informazioni, anche solo nel passare il messaggio, che è sempre meglio utilizzare più fonti, metterla a confronto, essere critici rispetto a quello che si legge e poi rispetto appunto a tutelarsi, no? A partire dalla privacy, dalle immagini, non mettersi in situazioni che potrebbero essere a rischio. L'altro pezzo importante che resta sicuramente da fare ai genitori è tutta l'educazione più affettiva, emotiva. Nel senso che proprio perché questo tipo di relazione rischia di essere povera da questo punto di vista, a maggior ragione c'è bisogno di un supporto, no? nel supportare la capacità di riconoscere, di nominare le emozioni, di esplicitarle, di parlare anche di questo. Però è un ruolo sempre più difficile, certo. Perché poi rischi di essere la piccola nera della situazione, perché siccome nell'ambiente classe piuttosto che nell'ambiente amici la normalità è stare attaccati al cellulare, non promuovere invece eventuali emozioni, provare a sollevare argomenti, emozioni e quant'altro, sì, la strana diventi tu, quindi è quasi difficile. Secondo me se i social sono il primo sito visto e visitato da giovani adulti, e i social veicolano le relazioni, e se supposto che non ci sia la corporeità, quella roba lì ha molto a che fare la relazione con l'aspetto dell'io con te, quella roba lì è solo emozione, abbiamo molto un contrasto questa cosa, secondo me non percepiamo che forse invece è un'esposizione enorme legata alle emozioni, il fatto che non riconosciamo che lì dentro c'è un coinvolgimento emotivo che è esponenziale rispetto a quello che noi possiamo immaginare. È proprio quello, secondo me, che fa la differenza, riconoscere che lì ci mettono l'anima. Ma ci mettono tutti? Tutti, ci mettiamo l'anima. Per essere vincenti in un contesto sociale, ci mettiamo l'anima. Se io vengo colpito su quell'ambito lì, è ovvio che cado da più dall'alto. E quindi secondo me il lavoro non è il fatto di dire io ho vissuto un'altra generazione e per me è andata bene l'utilità come l'ho vissuta io, quindi te ne insegno come era bene i miei tempi. Perché questa cosa qua invece è profondamente diversa, e mettersi davvero in un secondo piano e dire raccontami come sono le emozioni per te. Sì, quando la sua tua zia espone il suo fisico, cioè è interessante andare a chiedere proprio perché una persona così intelligente. Ma per te che cos'è il corpo? Non dire per me è giusto che sia così, fai attenzione. Per te che cos'è? Insegnami tu che cos'è il corpo, perché questa cosa fa forse non è tanto capito. No, perché è proprio nell'esposizione del corpo che poi si vedono quelle cose lì. Ma infatti io ho capito. Cioè, mi sembra che il problema sia che forse non intuiamo quello che è il cambiamento, pur essendoci noi stessi immersi, perché la gente che si fa sempre a me per rivederlo in giro. Di esporre il proprio corpo proprio sui social, cioè, sembra che proprio la corporalità non è che sia così assente. Ma gli stessi adulti che pubblicano foto di bambini appena nati, sì, non sono solo gli adulti così assente che la corporalità, a me sembra così, no. Infatti io quello che spero non è che smettano di farsi foto, ma che nessuna ragazza si senta più
così violata se mandano, cioè che ci sia una consapevolezza. Però la ragazza che negli anni 70 si metteva la minigonna e diceva fanculo, mi metto la minigonna, sono pezzi miei. All'epoca aveva ragione e siamo qua su Stanella. La ragazza che su internet si mette a reggiseno e no, attenzione perché è pericoloso. Cioè, com'è che ci proponiamo rispetto a queste questioni? No, quello che gli ho chiesto lei non è, perché non lo so, eh. Sì, sì, io gli ho chiesto, volevo accettarlo lì, e lì quindi dico, va bene, però io sono, cioè io ti voglio bene, quindi se tu mi spieghi io poi sapere che c'è uno sguardo che comunque ti guarda, anche uno sguardo affettivo, che nel senso. Sono, cioè quello che vedo io che fanno tutti i affettivo un po', magari anche poco affettivo, ma lo sguardo un po' interessato, quando guardano affettivo un ragazzo di 17 anni magari un po' di sazione. No, il mio dicevo, cioè no sì, però quello che sono diversi tipi di sguardo, sì, no, forse io penso che in questa società, diciamo così, capitalistica, forse ci sia, esista solo uno sguardo narcisista e non uno sguardo affettivo in linea generale, cioè penso che questo sia proprio il problema veramente delle derive del capitalismo, anche se la bandiera americana l'ho presa in saldo, ma mi basta spendere. Poi l'America e anche tante altre cose, le comuni libere, eccetera. Cioè, quello che mi dispiace a me è che a volte vedo uno scollamento tra mi espongo, però poi non reggo la botta nella realtà. Cioè, mi piacerebbe che a sto punto reggessero anche la botta nel reale, cioè è il mio sogno che ci sia la possibilità di esporre il proprio corpo anche sessualmente in maniera libera, no? Il problema è che io vedo che poi vanno in palla quando poi scoprono che l'hanno fatto girare. Allora o tu devi essere, cioè mi piacerebbe che fossero abbastanza forti da dire l'hai fatto girare, boh, non mi vergogno, invece poi arrivano tutti dei sentimenti che non so se sono all style o forse sono molto umani, che la vergogna, la paranoia, sarebbe bello che loro portassero avanti fino alla fine, no? Questa libertà che mostrano, questo sarebbe bellissimo per me. Il problema è che poi c'è. Ma forse perché sono una conseguenza di cui parlavamo prima, cioè non si pensa alle conseguenze totali, a 360 gradi, ma solo a un pezzo. Cioè la posto perché potrei avere un giudizio positivo, ma non penso magari a un giudizio negativo di questo che potrebbe fare anche qualcun altro. Secondo me è sbagliato fare una distinzione tra emozioni che si provano lì ed emozioni che si provano qui. Perché io credo che il mezzo abbia proprio cambiato la struttura umana, la struttura intesa come il suo complesso. Quindi sicuramente le emozioni per i ragazzi passano anche attraverso quello, no? E non è una differenza di qualità. Questo io penso, no? Questo non significhi rinunciare a un tentativo educativo di insegnare o provare a trasmettere, a leggere queste emozioni, a codificarle, perché non so se tutti voi o me, comunque tutti abbiamo a che fare con gli adolescenti, con i ragazzi. Loro vivono le emozioni su internet, come le vivono realmente? Cioè, poi non è che sono solamente internet, continuano a vivere nelle relazioni anche scolastiche, familiari, amicali, eccetera. Allora, il punto lì è, non è dire, va bene, questo no, non è emozione, allora è assolutamente da esorcizzare, mettiamola via. No, io però da educatore, sono genitore, insegnante, eccetera, troviamo un modo di decifrare, di imparare a capire che cosa succede, perché lo faccio, perché questa è l'unica protezione che forse i ragazzi possono avere da un declino immediato, da una frantumazione. Però sicuramente l'atteggiamento del corpo, cioè, è diverso dal nostro, ma questo non lo fa. Credo che di base la competenza quella, ma va al di là del movimento.
quindi non è una questione di moralizzare, cioè non è stare lì a moralizzare, cioè la matta per alla nuova generazione, quando dicevi noi abbiamo un'esperienza di cosa significa, questo succederà anche alle nuove generazioni con cui verranno dopo, è un'esperienza di vissuti. Allora io credo che quello che ecco, relazionalmente, educativamente parlando, sia fondamentale mettersi lì a giocarsela sullo stesso piano del vissuto emotivo. E poi manca, assolutamente, carità. Però rinunciare, dire insegnami, cioè significa stare anche, cioè è fondamentale, però significa stare nella posizione in cui si dà alla nuova generazione, come dire, anche una responsabilità che non, forse ancora non hanno su se stessi, perché sono adolescenti, sono giovani. Significa delegare completamente qualcosa che in realtà ancora forse non sono del tutto pronti da soli a gestire, o almeno senza legge. È importante che ci sia il passaggio dell'accompagnamento, secondo me quello sbarra sempre, come principio. Sì, io la cosa che ho un po' preso è che approcciare ad un tema come questo, dire, sugli adolescenti, sul web, in maniera generalistica, come dire, ci espone a tutto, no? E il contrario di tutto, no? E quindi, come dire, ci mette nella condizione di fare delle affermazioni e delle contraffermazioni che sono valide entrambe, no? Perché, come dire, oggi non esistono più delle teorie generali e universalistiche, cioè non reggono, perché parlare, voglio dire, di un ragazzo competente, in grado di andare ad aria, suonare ed entrare, e parlare di un ragazzo in una periferia di Napoli, di Palermo, ma di cosa stiamo parlando? Della stessa cosa, dubito, no? Sono contesti molto differenti, con ragazzi estremamente, diretti, diversificati da un punto di vista di consapevolezza, di capacità, che tutte e due possono utilizzare il web. Per cui io credo che lo sforzo che bisogna fare, no, all'interno dei nostri contesti è quello di toccare con mano delle cose e ragionare su delle esperienze concrete, no? Perché questo è quello che ci permette, no, a partire dall'esperienza fatta, di fare delle riflessioni e di mettere in atto degli apprendimenti, perché altrimenti, no, facciamo una gran fatica. Anche la questione dell'utilizzo del web che è stata fatta è come dire, una rappresentazione nostra come soggetti attivi, no? Però qual è l'altra faccia del web di utilizzo, no, invece della comunicazione nei confronti delle persone che lo utilizzano, no? Iannacci, credo, sulla televisione diceva che ti addormenta come, no? E quindi, cioè, in qualche modo si è anche passivi di fronte a strumenti di questo tipo qua, cioè ci sono degli altri che lo utilizzano e che come dire, tu subisci la loro influenza, l'influenza che soggetti altri fanno attraverso il web, no? E anche lì, in che modo, no, è possibile tutelarsi, no? E chi sono i soggetti che si devono tutelare? Sono tutti uguali, anche lì le competenze. Io credo che, come dire, è necessario contestualizzare molto, perché altrimenti si fa una gran fatica a mettersi in una relazione, perché sono strumenti, come dire, che ti offrono tantissimo, no? Ma poi c'è anche una moralità dietro rispetto a tutto ciò che ti utilizzano, per cui ti permettono di metterti in mostra, però dall'altra parte, no, ti giudicano nel momento in cui tu lo fai. Ma anche lì ci sono soggetti, vuol dire, che reggono il giudizio e dicono, no, va a cagare, e altri invece che si suicidano, no? Ma anche qui non è possibile mettere sullo stesso piano gli uni e gli altri. Io credo che la sforza che bisogna fare rispetto a questo è quello di leggere realtà per realtà e provare un attimo a fare dei ragionamenti. Certo. Nel senso che è chiaro che poi
sono considerazioni molto generali, ma l'ho premesso all'inizio che l'idea era quella di dare un punto di discussione, perché non sarebbe possibile parlarne così in maniera dettagliata, ma poi bisogna entrare nel merito delle singole situazioni. L'idea appunto era più quella di stimolare un pensiero, una riflessione, una discussione, no? Anche su questi ultimi aspetti io concordo un po' con entrambe le parti, nel senso che io credo, come ho detto prima, no, che sia importantissimo porsi in un ascolto rispettoso dei ragazzi, perché effettivamente da lì dobbiamo partire, perché noi non sappiamo che cosa significhi tutto questo per loro, però credo anch'io che non vadano proprio lasciati soli, nel senso che può essere quello un punto di partenza, ma poi per accompagnarli anche solo verso una ridefinizione, no, delle cose che sperimentano, perché non è che non provi le emozioni. Non ho parlato di anestesia, ma quanto più di analfabetismo, no? A volte c'è invece il sentire molto forte, ma poi forse la scarsa capacità di riconoscere, di dare un nome, di saperla gestire, di saperla in qualche maniera proprio anche solo nominare, coordinare, amministrare, no? Allora forse lì ci può essere un po' l'intervento di accompagnamento, però partendo sì da un rispetto autentico, quando prima dicevo avere anche la capacità di farsi sorprendere, no? Perché probabilmente non ce lo immaginiamo neanche che cosa tutto quello significhi per loro, no? Che cosa è nei loro pensieri, nelle loro rappresentazioni, nella loro esperienza, perché poi effettivamente per loro quella è realtà, per noi non tanto, per noi è un po' come se fosse un completamento della realtà o qualche cosa che è venuto dopo, per loro è parte integrante della loro vita, del loro essere. E quindi in questo non possiamo pensare di imparare effettivamente, però senza rinunciare forse a accompagnarlo un po', no? Nostro posso chiedere una domanda clinica, magari non è la domanda sì, luogo giusto, però io ho un'ipotesi che sì, alcuni utilizzi sopra esposti per certe persone particolari, ho la sensazione che non siano persone tanto di dipendenza che poi porta ad una sorta di psicopatologia, ma che semplicemente un po' come le canne si latentizzino qualche cosa che ci sia resistente. Questa è una mia ipotesi. C'è qualche teoria che qualche realtà dice di notare, non so se confermano o dicono che è una gran stupidaggine. Per cui la sensazione è che molti genitori mi chiedono, un figlio drogato di Clash Royale, si ripete questa cosa qua sul piano internazionale, e però sembra quasi che già prima qualche questione un po' di difficoltà relazionale, che molto spesso sono prima della classe, non ti trovi una scuola, che però magari non è la delinquente, la camera, insomma che se fosse una questione di assolutamente sì, nel senso che esistono, chiamiamo le predisposizioni, anche se è il termine corretto, però delle fragilità che espongono maggiormente, ma proprio le dipendenze di un tipo, della sostanza, dei comportamenti, eccetera, esiste una fragilità preesistente, piuttosto che un disagio che poi trova espressione attraverso questi canali, ma non è tanto questione di stabilire se dipendenza o una dipendenza, ma di guardare oltre, no? Poi effettivamente vedere che cosa attraverso quel nuovo sintomo viene espresso. E ci sono dei centri che mi notavo in Milano che fanno cose di questo tipo a Torino, che attivano i percorsi? Sì, a Torino in parte iniziano a essere gestiti dai servizi, i vecchi servizi delle dipendenze, quindi storicamente dai servizi delle dipendenze da gioco d'azzardo, che negli ultimi anni si sono allargati a trattare le dipendenze comportamentali, quindi dallo shopping, alla chat, al gioco, eccetera. Le richieste solitamente arrivano lì. A livello privato so che esiste il centro studi di nuove tecnologie, però credo che oggi sia a livello di prevenzione che a livello di trattamento. Non conosco direttamente, però so che sono una realtà già abbastanza consolidata da qualche anno. Centro studi, c'è una parola prima che è nuova tecnologia, adesso non ricordo più, di Edichia Pasco. Chi? Edichia Pasco. Ok. E poi appunto tra le realtà in realtà più consolidate mi viene in mente, ok, a Milano c'è l'Hikikomori, anche la cooperativa che si occupa, e questi del policlinico di Gemelli di Roma, insomma, che vanno avanti. Ah,
vorrei dire ancora un pezzettino rispetto appunto all'alto numero di ore o di tempo, cioè non utilizzo la parola dipendenza perché è disappropriata, che ragazzi utilizzano. Io credo che la domanda che bisogna fare nei confronti dei genitori è qual è lo stile di vita che hanno i genitori, no? Non tanto nella relazione con i figli, ma nella relazione con altri adulti. Cioè, perché io credo che una delle questioni che c'è in generale è che sempre di più si va verso, come dire, delle famiglie mononucleari, spesso chiuse in se stesse, no? In una scarsa relazione con altre famiglie di socialità, no? E quindi, come dire, si è chiusi, no, all'interno di un proprio contesto dove i figli, no, non trovano altro da fare che stare davanti agli schermi. E allora io credo che la questione è quello di riappropriarsi da un punto di vista delle relazioni, no, insieme ad altri, e forse questo permette anche di dare dei messaggi ai propri figli, ma da piccoli, non a 21 anni, no, di stare all'interno delle relazioni, perché altrimenti scatta quel meccanismo, no, di stare rinchiusi dentro casa, no, e però internet non si può utilizzare. Credo che sia importante, no, riappropriarsi con della socialità, cioè, perché se non c'è questo tipo di, come dire, essere in relazione con altri, no, anche gli adulti poi passano la maggior parte del tempo davanti a televisori, telefonini e quant'altro. Come ricaduta non è che può esserci altro, dire, con i figli. Io credo che questo sia un altro aspetto, come dire, importante da un punto di vista delle relazioni, perché altrimenti... Pasquale, questo è quello, perché se tu, da grande lettore, se io dico a mia figlia che è più relazionale un libro, lei si mette a ridere. Certo che si mette a ridere. O un film. Ah, ma poi facciamo la discussione dopo, nel cineforum. No, ma infatti non sto dicendo questo, cioè, perché sicuramente per te... C'è il parco, c'è anche... Cioè, la questione è, quante volte, vuol dire, delle famiglie cenano la sera insieme ad altre famiglie? In un mese. No? E allora, questa roba qua probabilmente... O quante persone conoscono il dirimpettaio? Io credo che, vuol dire... A me mi ha fregato la donna. Cioè, che non bisogna assolutizzare e prendere... Poi c'è uscita. Per cui ti chiudi in cantina adesso. Sono completamente d'accordo, nel senso che secondo me è più una questione di generazione proprio con una mentalità diversa. Perché vi posso garantire che noi come famiglia abbiamo una vita sociale, per sociale intendo, che un weekend lo passiamo con gli amici, a volte ci incontriamo durante la settimana, quindi sicuramente non siamo chiusi in casa, glielo posso garantire, però a volte mentre noi magari organizziamo una grigliata con tutti gli amici, tutti i ragazzini riescono a un modo di socializzare, stare tutti insieme col telefonino e giocare al giochino tutti insieme, nonostante noi adulti siamo lì davanti alla griglia a girare la salsiccia e fare quattro chiacchiere. Quindi è proprio una mentalità, ma si crea. Ma va bene anche che. Ma va bene, attenzione, che giochino anche in quel modo là, nel senso che. No, bisogna proprio, ma lì per quella condizione del tempo, perché potrebbero starci tutto il pomeriggio. Sì, però sta all'interno di una socialità, cioè non credo che lì davanti si metta. Non è socialità stare davanti a un cellulare in quattro a giocare allo stesso gioco, far vedere il risultato, far vedere la carta vinta con il gioco, piuttosto che la mail ricevuta o le cose. No. C'è un modo di socializzare diverso dalla nostra mentalità. Ma anch'io penso ciò che dice lei. Però vuol dire, sicuramente vuol dire la società sta cambiando, sicuramente vuol dire gli strumenti nuovi, no, impongono e noi non è che possiamo dire controllare ogni cosa. Però credo che c'è modo e modo di stare davanti, no, e in contatto con questi strumenti qua, meglio, no, che stiano insieme a giocare tra di loro in quel modo che non a subire, vuol dire, ciò che altri inviano, no, all'interno di quegli strumenti, all'interno di una stanza da soli. No? È molto meglio quello, molto meglio.
Dall'altra parte sicuramente dire fare la grigliata è un modello, c'è cioè un messaggio che si manda, piuttosto che stare davanti a bottiglioni di vino e dire da soli in casa. Però a volte purtroppo dare anche il modello non sempre viene colto come noi speriamo che il modello venga percepito, per cui proprio un gap generazionale completamente diverso. Se posso aggiungere una cosa, ci dimentichiamo sempre che i social network, i giochi, i siti sono proprietà di aziende e che quindi sono strutturati in modo che se ci sono loro, difficilmente, era come la televisione, non ce la fai a staccarti, ma non perché generazionalmente sei, ma perché sono studiati Facebook, Twitter, tutta la sola struttura della pagina è studiata per creare una piccola dipendenza, no? Quindi, perché subiamo tutti, che è il touch screen, cioè sono cose non è che sono cadute dal cielo così, sono studiate per creare non dipendenza in senso patologico, ma non ce la fai a staccarti. Poi a noi ci dicevano. E poi un altro grande lucco che c'è è nella media educazione, cioè cioè la televisione era demonizzata quando io ero piccola, in realtà io ho momenti bellissimi, a parte i grandi pomeriggi spesi a fare niente con Junior TV che è ancora hanno tolta, ho dei momenti bellissimi invece di grande raccoglimento con i miei a guardare un film o a guardarlo di nascosto con i miei amici perché non potevi, che sono poi diventano dei ricordi molto preziosi, quindi anche dello strumento. Il punto è questo: perché diamo in mano uno strumento nato e creato per creare dipendenza, affezione, quando in realtà vogliamo un'altra cosa? Cioè, se non vuoi, non si vuole che un bambino durante una gita in montagna, come è successo oggi, c'erano queste ragazzine che andavano in giro col cellulare in montagna, è pericolosissimo, cioè si proibisce di usarlo, perché è quasi impossibile non perdere tempo su questi strumenti, ma perché sono proprietà di aziende che studiano dai colori alla conformazione, al modo, cioè, sono fatti per quello, sono come gli zuccheri nel McDonald's. Cioè, non sono prodotti culturali, o meno, diventano prodotti culturali, ma sono in mano ad aziende, poi chiudo, scusate, ma anche la privacy. Si grida al Far West, ma finché queste cose sono in mano ad aziende, non ci saranno mai dei blocchi, perché la logica è una logica economica che c'è dietro. Quindi non saranno mai le aziende a mettere dei... Non sarà mai Google a mia parte. Facciamo un bel social network educativo, facciamo noi, ci diamo noi le nostre regole. Non mettiamo un social, mettiamo insieme qualche centinaio di persone che costruiscono un contesto educativo anche virtuale. Perché se non è da demonizzare, ma potrebbe essere un vincente, eccetera. Costruiamo noi questo contesto. Non lo dico come provocazione, ci piacerebbe tanto. Piacerebbe tanto. Ma basterebbe anche spiegare ai ragazzi la storia di internet, cioè che nessuno, come per la televisione, come per il cinema. L'origine è un po' legata all'America e alla Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro è una storia romanticissima che sono dei ragazzetti che erano in cantina, che hanno sviluppato il concetto anarchico. Da una parte sulla guerra, dall'altra sull'individuo. Ma no, ma è anche prima di però fare... Non è una roba che va da appiglio, è una cosa figa per gli amici. No, la cosa figa quando vai a insegnare media educazione rispetto alla televisione, cioè ti guardano, io l'ho dovuto studiare a 25 anni all'università, il linguaggio, che non è che, cioè c'è un linguaggio, ci sono delle strutture dietro, ci sono degli studi, quando l'ho scoperto mi si è aperto, forse quello che tento anche di fare io è farlo sempre prima, già alle elementari vi devi spiegare che il linguaggio televisivo funziona in quel modo, il cinema funziona anche in quel modo, internet funziona in quel modo, non lo devono scoprire se vanno a fare dance a 23 anni, perché ormai lì sei già in qualche modo. A me piacerebbe. Ma poi anche se lo sai, sai che smetti di. Però è quello la. C'è anche il buco, cioè loro non sanno neanche che Google è un'azienda. Non lo sanno, non ha
e che quindi bisognerebbe mettere i blocchi. Ma figurati se Google ti mette un blocco, ma loro più roba c'è meglio è, ma è impensabile, quindi sarà sempre il West, per esempio. Adesso si sta andando, ma sarà tra 30 anni verso il patentino. È la patente che bisogna andare, cioè probabilmente, per poco che so, perché prima o poi arriveranno le patenti, vuol dire che tu per usare un tot dovrai avere come la macchina. Le prime volte che si usava la macchina andavano tutti anche senza patente, poi è arrivata la patente. Più che aspettarsi che Google o Facebook oppure le istituzioni, insomma, non hanno abbastanza potere. Io poi alla tarde che abbiamo molto più da dirvi, nel senso che avevo citato qua due risorse di un progetto Mestre di Generazioni Connesse, che è un progetto istituzionale che coinvolge MIMUR, Save Children, piuttosto che avere tutta una serie di strutture, e che attraverso il linguaggio così del fumetto, attraverso video molto rapidi, un po' da delle indicazioni di massima su quelli che sono gli errori da evitare in rete, che poi sono un po' quelli che abbiamo più o meno attraversato in questo incontro, quindi la chiudere, se non dare troppa evidenza, evitare tutta una serie di comportamenti. E poi mi ha portato qua un video per chiudere, ma non so se potenti mezzo stia andando con me. Mi era piaciuto perché fondamentalmente i video non spariscono, ma vengono utilizzati comunque, anche se recedono un pochino sullo sfondo, un po' come se ci si riappropriasse di un utilizzo più consapevole. Non lo neghiamo, ma cerchiamo di farne effettivamente degli strumenti. Ditemi voi se c'è altro che
che è ancora rimasto in sospeso, e quindi vi ringrazio. Grazie Lorena. Grazie. Vabbè, seminario.